Abbiamo voluto fare una sorpresa per quasi tutti, qualcuno lo sa già probabilmente, abbiamo voluto fare una sorpresa a tutti voi, ma soprattutto alle nostre atlete che arriveranno. Come un buon gentiluomo che si rispetti, è stato con un omaggio alle donne, in questo caso ragazze, che il presidente della Pallanuoto Trieste, Enrico Samer, ha aperto stamane la presentazione delle squadre che sono prossime a incominciare i rispettivi campionati, maschile e femminile, nella massima serie, nonché le giovanili della Pallanuoto Trieste. Prima le signore, dunque, con la presentazione del libro dedicato alle orchette, reduci dall'impresa sportiva culminata con la promozione in A1. Dal massimo risultato si passa ora al futuro in vasca per tutti gli atleti della società, chiamate a una stagione che dalle parole del presidente sarà un nuovo decollo. Questa sarà sicuramente una stagione di impegno, di grinta, che c'è sempre stata, però io considero questa e tutta la squadra, i tecnici consideriamo questa una stagione di decollo, quindi è una stagione nella quale vedremo anche sicuramente dei risultati importanti. Alla cerimonia erano presenti, oltre ai tanti volti del club, anche la classe politica, militare e giornalistica, i ragazzi di Coach Bettini e, come detto, le orchette, per cui il presidente ha riservato una menzione d'onore. Le ragazze sono tutte giovanissime, sono tutte della Pallanuoto Trieste. Per quanto riguarda la squadra maschile, anche sono molto giovani, ci abbiamo avuto degli inserimenti di ulteriori giovani nostri e poi abbiamo confermato alcuni giovani, tra virgolette, stranieri, e quindi insomma la squadra è al completo e pronta per questo nuovo campionato, che sarà sicuramente un entusiasmante. Anche l'assessore Roberti, sempre vicino alle realtà sportive locali, ha espresso i propri complimenti e proprio in bocca al lupo a ragazze e ragazzi in vista dell'avvio della stagione. Qua stiamo festeggiando una società che è giovane dal punto di vista anagrafico, ma che ha raccolto il testimone di società storiche di Trieste e che in pochi anni è riuscita a scalare le classifiche sia sulla parte femminile che sulla parte maschile per diventare una realtà nazionale ben consolidata che porta lustro al nome della città.